ringrazio Stefania dell'Associazione La Nottola di Minerva perché, come avete visto dal programma, è un programma molto corposo. Tutti i comuni che fanno parte di REANET, le nostre biblioteche da anni fanno parte di questa bellissima rete, hanno l'opportunità di intensificare i propri incontri con questo bel programma. E noi oggi, giovedì 20, abbiamo il piacere di avere questa autrice bravissima, noi credo che abbiate già letto molti dei suoi testi, Paola Barbato, che ringrazio veramente per la disponibilità. L'autrice dialoga con Stefano Miniati, letture di Federica Miniati, e quindi io credo che ci sia veramente un bel programma di cui siamo orgogliosi. Dico anche agli autori e a tutte le persone che ancora non avevano visto questa biblioteca, adesso noi siamo molto orgogliosi di spostare i tavoli che tutti i giorni sono nel mezzo insieme alle librerie, perché questa è una biblioteca che sta vivendo molto, non soltanto di prestiti ma anche di incontri. Infatti a queste cose noi abbiamo intensificato tutto il programma di Leggere Fuori. Siamo all'interno di ottobre e quindi sapete bene, la nostra biblioteca ha allestito anche tutta la parte dell'informazione per la prevenzione, per tutto quello che sappiamo deve essere fatto, ovviamente non solo in questo mese ma sempre, però insomma ottobre ci dà la possibilità di più informazioni con Astro, che è la nostra associazione che ringraziamo tanto per tutto l'impegno che fa, e con il Centro Donna di Empoli, insomma cerchiamo, no, di intensificare gli screening. E poi volevo dirvi che appunto insieme a Leggere Fuori, quindi invitare tutti a vedere i programmi che poi si incastrano, vero Mauro? Perché poi Martina e Mauro insieme a Valerio incastrano tutto, quindi ora ci dedichiamo a questo bel programma, e so che molte persone anche di Cerreto verranno agli altri appuntamenti, perché poi quando leggono i nomi degli scrittori, no, è tutto un girare tra le varie biblioteche, questo è il bello. Leggere Fuori invece ci sposta fuori dai luoghi canonici e quindi abbiamo le possibilità di portare gli autori nei circoli, nelle piazze eccetera, per tutte le età, dai bambini fino agli adulti. Poi ci sarà una bella rassegna invece di conoscenza del nostro Fadule, praticamente abbiamo fatto l'anno scorso, la ripetiamo, molto molto bella, fino ad arrivare poi al programma di dicembre, dove l'8 dicembre comincia la Via dei Presepi. Quindi al di là dei prestiti, al di là delle iniziative diciamo tradizionali, questo luogo sta diventando sempre di più un luogo di incontro, di letture, di conoscenza, e quindi insomma un'esperienza credo che debba essere sempre intensificata e avvalorata dalle amministrazioni, perché insomma credo che questi luoghi insomma siano alcuni dei luoghi dove siamo contenti se c'è tanta fruibilità, ecco, non c'è soltanto lo scambio di libri ma anche scambio di idee. Quindi grazie, buona serata e buona lettura con i nostri autori. Grazie, grazie davvero. Siamo contenti di ricominciare in questo bel circuito che abbiamo costruito insieme alle biblioteche delle REANET, perché la Nottola di Minerva da anni pensa, costruisce, crea dei microcircuiti nelle biblioteche, prima dello SDIAF, che attorno alla città di Firenze, nella città di Firenze e da alcuni anni anche attorno verso Empoli. L'idea di fare questo bel circuito è venuta appunto dal fatto che quando abbiamo presentato delle iniziative degli autori alla biblioteca di Empoli sono molto piaciute, è piaciuto anche il fatto che noi facessimo le letture, entrassimo subito dentro all'autore, all'autrice, a quello che ci voleva raccontare. E poi l'idea è quella di ogni luogo diventa un luogo importante, le biblioteche sono granai della cultura e noi ci teniamo in modo particolare, per questo che ci siamo dedicate con molta cura a costruire questo circuito, continuerà per tutto novembre. E poi per Leggere Fuori ci hanno già chiesto di fare dei micro circuiti, non so, sul giallo e su altre cose, per cui in effetti è una rete nella rete di cui siamo appunto, si diceva, molto contenti. Grazie a Paola Barbato, che per noi è una sicurezza perché è un'autrice che è veramente meravigliosa, passa da, sapete, Paola ha delle grandissime doti sia di fumettista e
tra il gruppo dello staff e degli sceneggiatori che fanno Dylan Dog, crea, ha davvero costruito queste serie di gialli, di thriller, ha fatto le sceneggiature di film, i suoi linguaggi sono davvero tanti e li fa tutti bene, perché è davvero straordinaria. Grazie anche a Stefano Miniati, che ci segue in questo lavoro di cesello con gli autori, e a Federica Miniati, che fa delle letture sempre esemplari. Grazie a tutti voi. Era andato tutto bene finché il pacco non aveva iniziato a sgocciolare. Prima di ripartire, Joshua aveva aperto il retro del furgoncino per un controllo veloce. Era l'una di notte, si era fermato all'area di servizio più di 20 minuti e sapeva di essere in ritardo. Sporgendosi all'interno, con la torcia del cellulare accesa, aveva visto il flacone della cipermetrina rovesciato sul pianale e subito dietro il pacco con una strana ombra scura in un angolo. Senza badare a chi potesse vederlo, si era infilato dentro, tutto piegato in avanti per farci stare il suo 1,90 m. Aveva spostato le altre cose da un lato in modo da isolare la scatola di cartone e l'aveva esaminata da vicino. Era bagnata, tutto l'angolo in basso a sinistra e forse anche sotto. Rimise dritto il flacone. Gli pareva che il tappo non perdesse, perciò controllò il fondo del furgoncino per capire cos'altro potesse aver perso del liquido. Non vedeva niente. Forse non si era rovesciato qualcosa proprio quella sera, forse era colato a terra dopo l'ultima consegna ed era rimasto a stagnare per giorni senza che lui se ne accorgesse. Birra? Probabile. L'aroma di birra, misto a quello di sostanze chimiche, impregnava tutto il doblò, sia lì dietro che nell'abitacolo. Non andava bene. Di solito non toccava la merce che trasportava, ma quella era un'emergenza. Sollevò il pacco con cautela, cercando di tenerlo dritto. Ignorava cosa ci fosse dentro e non voleva peggiorare le cose. La scatola era leggera, non poteva scuoterla, ma gli sembrava ovvio che qualunque cosa l'avesse bagnata non potesse essersi rovesciata dall'interno. Doveva per forza essere stata colpa sua. E adesso? Joshua sedette sul bordo del cassone tenendo sollevato il pacco. Su un lato c'era stampigliata la sagoma di una rana stilizzata. Dentro potevano esserci soldi oppure droga, magari un'arma. Qualunque cosa fosse, sporcarlo o contaminarlo con un liquido significava guai. Sarebbe stata la prima volta che consegnava un carico rovinato. 3 anni di onorata carriera buttati al vento. Capace che poi non mi chiamano più. Capace che me lo mettono in conto. E allora, ciao furgone. Sollevò il pacco più in alto e osservò la base. Lì la macchia era larga, arrivava fino quasi al centro, il liquido più fresco che sull'angolo. Buttò di nuovo un occhio al vano di carico, esaminandolo fino alla griglia che lo separava da 2 posti davanti. C'erano gli erogatori, il termo nebbiogeno, la mezza tanichetta di gasolio, i flaconi di peretroidi. Sospirò. Aveva solo 2 possibilità. O la lasciava così, o cambiava scatola. Irene dovrebbe averne qualcuna sul retro. Un pensiero che gli fece allargare un sorrisone sulla faccia smunta da eterno ragazzo. Gli serviva giusto una scusa per tornare dentro e parlare ancora un po' con Irene. Questa prospettiva spazzò via le preoccupazioni, chiuse il portello e rientrò nell'abitacolo. Per prima cosa doveva aprire la scatola e mettere il contenuto in un posto asciutto. Non era nei patti, i patti erano che lui non avrebbe mai dovuto guardare la merce che trasportava, ma era già successo che gli dessero dei sacchi aperti o scatoloni senza scotch e l'occhio gli era scappato. Però lui sapeva stare zitto, per questo si fidavano, perché Joshua Gambelli era una tomba. Si era messo la scatola sui pantaloni, fregandosene di sporcarseli, e aveva iniziato a levare il nastro adesivo scuro messo doppio. Di quel nastro adesivo Irene non ne aveva di sicuro, ma una volta ripartito avrebbe potuto fare una breve deviazione e fermarsi all'area alla Pioppa Ovest, poco prima di Bologna. Lì il negozio alla stazione di servizio era rifornito di tutto e anche se a quell'ora era chiuso, uno dei 2 baristi di notte, Tariq, aveva senza dubbio le chiavi e avrebbe fatto una scappata a prendergliene un rotolo. Non si accorgeranno nemmeno che l'ho sostituita. Il liquido gli aveva sporcato tutti i jeans. Magari si sarebbe messo dei pantaloni della tuta che teneva infilati dietro il sedile. Stava pensando che avrebbe potuto chiedere a Irene di dargli un po' di quella plastica con le bolle che c'era negli scatoloni della birra. Così faccio un imballaggio a prova di bomba, altro che 2 strisce di scotch. Quando la scatola si aprì e vide. Eccolo lì,
Il sovrintendente Marotta aveva indicato col dito lo schermo. Nella stanza c'era un caldo soffocante, i termosifoni di Ghisa facevano il loro lavoro da oltre 40 anni, ma di solito in quei 40 metri quadrati c'erano soltanto un paio di agenti, al massimo uno o due denuncianti. Invece nell'alba livida di quel 15 marzo erano in cinque a star chiusi lì dentro, con altri due o tre che andavano e venivano. Alla scrivania dell'agente scelto Augusto Scarantino erano ancorati lui, l'agente Cristina Leardi e il sovrintendente Giuseppe Marotta. Sei occhi puntati sullo scorrere di un video. Nell'istante in cui il superiore aveva visto ciò che stavano cercando, Scarantino, con l'ennesima goccia di sudore che colava verso il colletto della divisa d'ordinanza, aveva messo in pausa la registrazione. L'immagine in bianco e nero mostrava la seconda corsia telepass della barriera di Milano Sud. L'orologio indicava che la ripresa risaliva alle 23:11 della sera precedente, il 14 marzo. A bordo di una Fiat Doblò bianco, immobile nell'atto di superare la sbarra alzata per entrare in autostrada, c'era un uomo biondo, sorridente. «Stampa», ordinò il graduato. Circa un minuto dopo, una specie di scatolotto nero posto di fianco alla scrivania sputò fuori un foglio con il fotogramma ingrandito, sgranato e a malapena decifrabile. Marotta lo prese tra due dita umidicce, buttando lì un secondo ordine sovrappensiero. «Anche dall'altro lato, controlla la targa, dobbiamo essere sicuri». Tenendo la stampata tra pollice e indice, si avviò di malavoglia verso l'unico ripiano sgombro della stanza, un tavolo piazzato a ridosso del termosifone più grande, maledetto lui. Sopra c'era appoggiato solo un altro foglio, la fotocopia ingrandita di un documento d'identità. Marotta le mise accanto la stampa e, passandosi ripetutamente la mano nel colletto in cerca di aria, fece correre lentamente gli occhi dall'uno all'altra. Il margine di errore era praticamente nullo, si trattava certamente della stessa persona. Notò che in entrambe le immagini, anche nella minuscola fotografia del documento, l'uomo biondo sorrideva. Il sovrintendente non riuscì a impedirsi di pensare che aveva poco da ridere. Bene, queste erano le prime cinque pagine, i primi due paragrafi o capitoli del libro. Avete già visto, avete già capito da come ha letto Federica che qui ci sono due piani temporali, no? Il piano attuale del quando Joshua Giambelli va in autostrada e apre questa scatola, cosa che non avrebbe dovuto fare, l'altro piano temporale un po' slittato in avanti, poi questi due piani si ricongiungeranno alla fine, che sono i poliziotti che al computer, controllando tutte le videocamere, osservano quello che era successo prima. Quindi noi abbiamo un doppio punto di vista su questa scena. Comunque, poi entreremo un po' meglio nel merito di questa storia. Due parole su Paola Barbato, che sicuramente conoscete perché è una giallista che ha iniziato a scrivere nel 2006. Il primo giallo è Bilico, che risale al 2006. Poi lei ha scritto, ora non sto a elencarli tutti perché ormai ci siamo visti troppe volte, l'ho già detto un sacco di volte ed è anche noioso dirlo perché sono tanti, perché lei ha scritto, questo è il suo decimo romanzo giallo. Poi lei ha scritto anche tre libri per ragazzi, il terzo, non è questo il terzo? Quattro libri per ragazzi, sono rimasto indietro, il quarto è uscito ora e si intitola La piega del tempo. Poi ha scritto anche una graphic novel, giusto? Col Bussola, due graphic novel, se no sono rimaste indietro bestialmente, col suo marito, il Matteo Bussola. E questa, e lo dico con orgoglio, è la sesta presentazione che fai con me, quindi siamo una coppiettina ormai. Quindi la storia è questa, la storia di questo Joshua Gambelli, che è un bambinone di 30 anni che non ha mai compicciato quasi niente, ha trovato questo lavoro sfruttando il fatto di avere questa Fiat Doblò bianca, gli affidano dei pacchi da consegnare, probabilmente sono droga, ma non si sa, lui fa il corriere, consegna, gli dicono dove andare, c'è chi glielo dà, chi glielo ritira e va sempre tutto bene, fino a questo momento qui. Ecco, e tutta la storia si sviluppa dentro l'autostrada. La Pioppa Ovest esiste, io sono andato a controllare, c'è la Pioppa Ovest, perché ho detto, ma questa è inventato, invece no, c'è.
c'è la Fioppa. Quindi fra la Fioppa Ovest ed altri caselli e altri movimenti strani che dovrà fare Joshua per sfuggire a questi supposti, perché lui non lo sa, lui pensa di essere inseguito da dei criminali che lo hanno scoperto il fatto che lui aveva aperto questa scatola rivelando un contenuto che ora io non vi dirò, ovviamente nemmeno Paola vi dirà. Ecco, il fatto che la storia si sviluppa in 24 ore tutta dentro l'autostrada, che è praticamente in pratica la via di salvezza di Joshua, perché lui lì si sente un po' protetto dentro l'autostrada, ma è anche la sua prigione, perché è imprigionato dentro questa storia. Quindi nasce questo gioco qua di rimandi fra avanti e indietro, entrare e uscire, nel quale si inserisce questa Irene che viene nominata, che è poi quella che diventerà la sua partner durante la storia. Allora, io ti domanderei, cioè la prima banale e ovvia domanda, dove ti è venuta l'idea, come sei partita, una delle caratteristiche di Paola è che scrive sempre gialli diversi, a parte la trilogia che sono tre gialli in successione, ma comunque leggibile anche l'uno staccato dall'altro, perché sono autosufficienti, oltre che in successione, i temi comunque sono sempre differenti. Quindi ora questa volta hai avuto l'idea di ambientare questa storia su un'autostrada. Allora, tanto buonasera, secondo, sono senza occhiali, quindi se conosco qualcuno e gli guardo attraverso non offendetevi, è proprio perché non vi vedo. Allora, questo è, come dicevi, il decimo romanzo. In realtà i miei romanzi non è che nascono proprio con una sequenza. Io ho tutta una serie di idee che mi scrivo, che mi segno, e poi viene il momento in cui una di queste idee diventa un romanzo. Non necessariamente è un'idea che ho avuto in quel momento lì o quell'anno lì. Magari ce l'ho avuta 3 anni prima ed è rimasta lì ad aspettare il suo turno. In questo caso l'idea che io mi sono mandata, come sempre, perché io non ho memoria, quindi ogni volta che io ho un'idea mi mando una mail con scritto una frase che quasi sempre non so decifrare, quando la rileggo dico cos'è che volevo dire, e me la sono mandata qualche anno fa, perché mi piaceva andare contro a due più o meno luoghi comuni. Il primo luogo comune è che una storia, per essere interessante, deve avere un certo numero di personaggi, mentre secondo me una storia può avere anche un personaggio solo, se può essere interessante, quindi se quello che racconta, quello che vive, è interessante. La seconda cosa è che le storie claustrofobiche si svolgono tutte in interno, e secondo me non è vero, perché la claustrofobia è una cosa percepita, non importa quanto spazio hai, se da quello spazio tu non puoi uscire, hai comunque un'impressione. Adesso io dovrei fare una citazione colta, però non mi ricordo i nomi, per cui diciamo che nell'ultima trasposizione a puntate di Watchmen c'è un personaggio di cui io non ricordo il nome, ma io non ricordo il nome mai di nessuno, che è interpretato magistralmente da Jeremy Irons, che è esiliato su un pianeta, quindi non è esiliato in un posto minuscolo, e lui patisce la claustrofobia di questo pianeta solo perché non se ne può andare. Quindi non è importante in quanto spazio tu sia, se te ne puoi andare lo spazio è sempre sufficiente, se non te ne puoi andare sarai sempre stretto. E in questo caso c'era anche un altro elemento che volevo mettere insieme, che nella claustrofobia c'è sempre una base statica, la persona è chiusa in un posto dove può fare poco o niente. E invece no, secondo me si può essere chiusi in una situazione claustrofobica anche continuando a muoversi, che è quello che fa questo protagonista, che praticamente da quando parte, più o meno alle 11 di sera, quando termina il suo viaggio, almeno quello in autostrada, che è all'alba del giorno dopo, quindi facciamo un 6 ore, essere generosi, un 6 ore e mezza, non si ferma mai praticamente, si ferma ma si ferma senza fermarsi, si ferma per fare delle cose in maniera sempre concitata, prende una serie di decisioni, eppure l'impressione del lettore è che pur correndo rimanga sempre lì, un po' come il criceto nella ruota, lui va, ma in realtà poi non si muove, in realtà non cambia nulla. Ed era un po' una scommessa, quando tu dici che io cerco di non scrivere mai lo stesso libro, io lo faccio al di là del farlo per non prendere in giro chi mi legge, ma lo faccio anche per me,
perché se io scrivo due o tre volte la stessa storia o c'è una motivazione, quando tu mi accenni alla trilogia, è la stessa storia, una specie di continuum temporale che inizia e finisce, e poi in vari momenti di questo tempo noi vediamo un personaggio, più personaggi che stanno agendo. Poi noi incrociamo i vari flussi, però sempre quel tempo è. E quello era interessante proprio perché una cosa è una cosa a seconda del punto di vista da cui la si guarda. Quindi è grande, piccola, alta, bassa, incombente, pericolosa, gratificante, positiva, a seconda di chi la guarda. E questa era una storia che non avevo mai scritto, che era molto pericolosa, perché molto diversa dalla storia che l'aveva preceduta, che era una storia totalmente statica, con due personaggi sempre in scena che non facevano niente, e quindi dicevo proprio vado all'opposto, ed era una bella sfida. La mia paura di scrivermi addosso è enorme, per cui se ogni volta che passo un romanzo nuovo io cambio in maniera drastica. Nel prossimo romanzo che sto scrivendo c'è un'orda di gente, cioè io non so come farò a far capire al lettore chi sono, dove, quali sono, devo trovare una maniera per differenziarli perché sono tantissimi, proprio perché è un allontanarmi dalla storia precedente. Senti, tu, io mi sono guardato nei giorni scorsi il tuo TED di 3 anni fa, che è bellissimo e consiglio a tutti di guardarlo, andate su YouTube, lo trovate. In questo TED te parli dei tuoi killer. Ora qui non abbiamo un killer, perché il povero Joshua, il protagonista poverino, è tutt'altro che un killer. I killer noi non li vediamo, perché ci sono dei morti, ci sono degli eventi disastrosi, però noi non abbiamo a che fare con un killer. Però una caratteristica di quasi tutti gli altri tuoi libri è quella che c'è un killer. Allora tu parli in questo TED di un trauma, del trauma. Tu hai posto l'accento, è molto bello quello che hai raccontato sulla genesi di una tipologia di killer, forse ti riferivi a un serial killer o comunque un killer in generale. Cioè la base di questa psicologia dell'uomo che a un certo punto decide di commettere uno che non ha mai fatto niente, cioè non si parla di delinquenti abituali, quello che ha una vita normale a un certo punto diventa un killer, o serial o unico che sia. Il discorso del trauma è molto importante, perché noi capiamo che c'è sempre una causa scatenante. Cioè probabilmente in questi individui, se non ci fosse una causa scatenante, magari non sarebbero mai diventati dei killer. E il trauma è sempre comunque presente nella vita, no? Come dici te, può essere un trauma positivo, può essere un trauma negativo. Cioè a questi traumi, che io potrei chiamare passaggi forse da uno stato a un altro nel periodo della propria vita, c'è chi reagisce bene, chi si chiude, chi si apre e chi diventa un killer. Sì, allora io come trauma intendo quell'istante in cui si passa da un prima a un dopo, che può essere un prima o un dopo positivo. Io dico che per esempio un trauma che molti di noi vivono è la nascita di un figlio, cioè il prima di diventare genitore, poi c'è il dopo. Non è che le due cose possano essere disgiunte. Esiste un tempo in cui tu sei solo figlio e poi improvvisamente esiste un tempo in cui sei sia figlio che genitore. Poi ci sono i traumi negativi, ci sono dei traumi che tutti viviamo. Il lutto è un trauma inevitabile per tutti, perché nell'arco della vita qualcuno viene a mancare o qualcosa viene a mancare, perché ci sono anche i lutti nei confronti dello smarrimento. La perdita di un oggetto per me è un elemento che in certe fasce d'età è molto traumatico. Noi pensiamo a... Io ogni tanto quando trovo su internet questi appelli che la gente guarda tutta sorridente, un po' melensa, dicendo che carino, hanno perso un orsacchiotto per un bambino e glielo cercano. La realtà è che per il bambino l'assenza dell'orsacchiotto, un bambino di qualsiasi età, è una forma luttuosa, perché i bambini sono fatti di routine e hanno dei punti, degli elementi ricorrenti. Tu gli togli quello che era più sicuro, quindi io ho un oggetto che sono sicuro di trovare sempre lì, e tanti possono essere i traumi. Noi ne viviamo a raffica di traumi nelle nostre vite, e quasi tutti trovano la propria soluzione. C'è chi di fronte al trauma si arrabbia, c'è chi di fronte al trauma trova una motivazione magari di evoluzione, c'è chi lo subisce passivamente, c'è chi invece reagisce, la cosiddetta overreacting, quindi reagisce troppo in maniera eccessiva. Noi prendiamo
se noi prendessimo un numero di, faccio un esempio di qualcosa che conosco, non personalmente, ho vissuto lateralmente, prendiamo una serie di pazienti oncologici dello stesso tipo di tumore e avremo tante reazioni diverse, anche quando parliamo di un tumore che può essere risolto. Non esistono due percorsi a fronte della malattia che siano uguali. E da questo nasce l'importanza del confronto, quando si creano associazioni o gruppi di persone che hanno subito lo stesso trauma, perché il confronto su diverso modo di vivere lo stesso trauma spesso è illuminante. Mia madre, che ha avuto più di uno tumore al seno, è entrata in un gruppo di donne che erano sopravvissute al tumore al seno, diversissime da lei, persone che non avrebbe mai frequentato in vita sua, ma che grazie a questo evento traumatico le si sono avvicinate e con loro ha creato un legame molto forte. Credo che questo elemento sia un elemento che sta alla base di chiunque diventi qualunque cosa, quindi ciascuno di noi ha comunque alla base un momento che ha staccato un prima e un dopo. Quando si deve costruire un antagonista, quindi quando si deve costruire prevalentemente un assassino per il tipo di libri che scrivo io, andare a trovare quel nucleo, andare a trovare quel trauma, quell'istante, quel momento in cui la strada si spezza nel prima e nel dopo è fondamentale, perché da lì tu cominci a costruire. A costruire o a decostruire una persona che perde le certezze. Noi sappiamo che ci sono tantissime persone che uccidono quando sono sul punto di perdere una certezza, quindi di perdere un lavoro, di perdere una famiglia, anche recentemente, insomma, l'ultima strage che è avvenuta in Asia è avvenuta per un uomo che aveva perso, era stato sollevato dal proprio lavoro e come unica soluzione ha trovato quella di imbracciare delle armi e andare a uccidere. Quindi imparare questo per me, solo per me personalmente, è fondamentale, perché credo che se impari a riconoscere, a capire, a individuare i tuoi o i momenti di trauma degli altri, forse puoi anche prevenire in te stesso la reazione negativa. Puoi capire che quel trauma ti può far diventare un'altra cosa. Questo vale in negativo, ma ve lo giuro, vale tanto in positivo. Io ho conosciuto tante persone che hanno casualmente, d'improvviso, avuto tantissimi soldi, dopo aver fatto una vita magari un po' più faticosa, e che da quel momento hanno fatto tabula rasa dei propri affetti, dei propri legami, perché improvvisamente timorosi di essere derubati, di essere ingannati, di essere... Quindi in realtà non è detto che il trauma sia per forza un elemento apparentemente negativo. A volte anche conoscere la fortuna può essere traumatico. Tra l'altro, per completare il discorso, anche se siamo leggermente fuori tema rispetto al tema di questo libro che non ha un killer, però per finire, perché è molto interessante, perché poi riguarda anche un po' tutti gli altri libri di Paola, c'è anche un modo di rispondere al trauma positivo. Per esempio, tu che sei sceneggiatrice di Dylan Dog, racconti nel TED come Dylan Dog, che ha subito un trauma che lo ha distrutto, no? L'ha ridotto alcolizzato, a chiudersi in casa, a non lavorare, a non fare più niente, e reagisce donandosi agli altri. Ecco, quindi lui è negli altri che trova la possibilità di superare questo trauma e ce la fa, no? Diventa un indagatore dell'occulto. Quindi direi che oltre al trauma c'è bisogno anche della solitudine, forse, per il non legame con gli altri, per scatenare qualcosa di negativo. Sì, ma in generale, almeno storicamente, per quelli che sono le figure classiche, insomma, quelle che sono state studiate degli assassini più o meno seriali, è sempre la mancanza di qualcosa in sé che li proietta verso gli altri. È come andare a cercare di recuperare attraverso gli altri qualcosa che manca. La recente, perdonatemi, noiosissima serie su Dahmer, che è stato il cannibale di Milwaukee, racconta di un uomo che non è e non ha quasi nulla. È un uomo che è fatto di assenze e che cerca di
nella maniera più mostruosa possibile, di riempire questi vuoti attraverso le vite degli altri, quindi in qualche maniera affermandosi togliendo, affermandosi attraverso gli altri. Ed è una cosa, insomma, questa che narcisisticamente Boundy lo faceva per affermare il proprio potere, non aveva altro modo di affermare il proprio potere, per cui lo affermava così. In questo libro in particolare, siccome comunque c'è un'affermazione di potere anche qui, l'affermazione di potere in questo libro è l'assenza di informazione. Cioè, più il nostro protagonista non sa, meno gli viene detto, più gli viene lasciata la libertà di immaginare i peggiori scenari possibili, e più le figure che noi non vediamo fino, insomma, proprio alla fine del libro, hanno potere su di lui, perché non sapere è proprio il classico, il suono della ragione genera mostri. Se tu sai qualcosa puoi razionalizzarlo, ma se tutto potrebbe essere, allora la ragione non c'è più e rimane solo la proiezione della paura, e la proiezione della paura prende sempre direzioni, devo dire, a 360 gradi, non c'è nulla che possa fermare l'immaginazione di una persona spaventata. Tra l'altro, questo libro è stato definito, non da me, ma la prendo, anche un romanzo di formazione, perché in effetti nel corso della storia Joshua cambia, si trasforma, matura, diventa una persona un po' più sicura di sé, acquisisce un pochino più di controllo anche sulle cose e soprattutto nel suo rapporto con Irene, che parte sbilanciatissimo, poi alla fine non è più tanto sbilanciato. Possiamo definirlo quindi anche un po' un romanzo di formazione, o si esagera? Allora non è esagerato, ma non è neanche corretto, perché di solito la formazione necessita di un arco di tempo. Il tipo di formazione di Joshua, cioè ragazzone 35enne, sempliciotto, che non si è mai posto una domanda in vita sua, si svolge nell'arco di una notte. Nell'arco di una notte tu puoi invecchiare, non puoi crescere. È come me, io quando faccio il parallelo con i bambini soldato. Tu prendi un bambino, gli spieghi che deve andare ad ammazzare, gli dai un fucile e lo butti in guerra. Quando ti torna, non ti torna un adulto, ti torna un vecchio. Torna un vecchio nella forma di bambino, perché ha perso tutta una serie di cose che non recupererà più, ma non ha avuto il tempo per far evolvere davvero altri aspetti di lui. Ha banalizzato e normalizzato una cosa che non è stato in grado ancora di capire, tanto che non riescono nemmeno a fargli recuperare il trauma, perché non c'è il trauma. Non c'è la comprensione di quello che si è fatto, c'è solo la comprensione di quello che non si è più. E un po' è quello che succede anche a questo personaggio, che quindi è costretto di colpo a partire come un bambino, io lo definisco proprio come quegli uccellini col becco aperto che aspettano che qualcuno gli dia un verme, a diventare preadolescente, adolescente, uomo, e poi alla fine si chiude il romanzo con lui che dice di sentirsi 100 anni, che non ha naturalmente, e non ha neanche la saggezza dei 100 anni, ha solo la stanchezza di chi in una notte ha bruciato tutte le risorse, che erano già poche, che si era costruito nella vita, e che ha un'unica consapevolezza, cioè che è riuscito a sopravvivere, ed è l'unica forma di forza che gli rimane. Dopodiché, se tu mi fai il paragone con Irene, che invece è questa figura femminile, questa barista di notte che lui va a trovare, con la quale tenta una specie di approccio, di chiamiamolo corteggiamento, una donna assolutamente vissuta, una donna che si è fatta da sola, che ha vissuto tutte le esperienze che lui non ha fatto, che ha preso tutte le decisioni che lui non ha preso, quindi molto più adulta di lui, nonostante ci sia una differenza, l'età è un pochino più grande, ma non è una differenza enorme, ma non c'è paragone. E lei infatti esce indenne dall'esperienza, perché aveva già una corazza. Lei era già pronta ad affrontare tutti i rischi che ha affrontato, compreso il rischio massimo, quindi il rischio della morte. E alla fine, quando si rivedono a fine libro, lei è la stessa persona che noi abbiamo conosciuto e lui no. Esattamente. Dunque, però, ecco, tu, no, senza però, i personaggi femminili che tu racconti sono in genere dei personaggi abbastanza forti, forse più forti degli uomini. Ma perché pensi che sia così, o perché ti auguri che sia così?
No, io ti correggo perché ho ben due romanzi che hanno delle donne debolissime. Sì, ho capito, però sono proprio debolissime. Perché mi piace esplorare un po' tutte le tipologie dell'umano. Semmai favorisco la narrazione degli uomini fragili, proprio perché è una narrazione che secondo me, di cui secondo me la letteratura è un po' carente. Di solito si hanno gli uomini che si sono incattiviti o che si sono abbruttiti per via di esperienze, ma gli uomini che molto semplicemente non hanno in sé questa spinta eroica, perché non è vero che è automatica, non ha a che fare col mascolino, col femminino. E mi piace raccontare le tenerezze degli uomini e le titubanze che ci sono, perché ci sono nelle persone vere che esistono. Purtroppo nelle narrazioni abbiamo sempre, soprattutto nei gialli, questa è la grande performance del mio momento Marina Abramovic, noi abbiamo sempre un ex ispettore della polizia che è diventato un detective privato, che è diventato alcolizzato perché ha subito un grande trauma, nel quale probabilmente ha pure perso la donna che amava, ma in polizia è rimasto il suo migliore amico che ha ancora fiducia in lui, e quindi grazie a questo amico ha un'indagine nella quale pensa di potersi riscattare, finalmente ritrovare la serenità, la stima di se stesso e magari di nuovo l'amore. E questo noi lo abbiamo visto un numero sproporzionato di volte, in un numero sproporzionato di investigatori, che sono tutti uguali, fanno tutti la stessa cosa. E io penso che per quanto possa essere divertente e piacevole, quando poi arriva un investigatore diverso, il pubblico se ne accorge. Se ne è accorto quando è arrivato Rocco Schiavone, se ne è accorto quando è arrivato Montalbano, insomma, quando emerge una figura che non è soltanto questa storia trita ritrita, per me si tira un sospiro di sollievo. Io poi tutte le volte devo dire, quando io non ho tempo per leggere, ed è una cosa di cui soffro da morire, per cui quando scelgo un libro me lo scelgo proprio come la gemma preziosa, perché spero di poterlo leggere. Io come leggo la cosa e poi il sostituto procuratore, io già dico vabbè, lo metto giù, e poi l'ispettore e lo metto giù, e poi il commissario, oppure queste nuove figure bellissime tutte femminili, molto no, siamo pieni di anatomopatologhe, di profiler, e per me non è necessario che in una storia crime il protagonista debba appartenere alle forze dell'ordine. Ma neanche deve essere per forza il panettiere, non dico questo, dico soltanto che esistono molte vie laterali nelle quali tu puoi coinvolgere le forze dell'ordine, ma anche tenendo su, se uno fa una storia con un linguista, guardiamo per esempio, non so, il Codice da Vinci, Angeli e Demoni, che erano storie più thriller che gialli, però non abbiamo un protagonista, abbiamo uno studioso che viene chiamato per fare un'indagine. Ed è interessante, perché è interessante? Perché parte da un approccio completamente diverso. Noi dobbiamo un po' di fantasia ai lettori, cioè gli è proprio dovuta. E qui un minimo sforzo va sempre fatto. Grazie. Senti, andiamo, leggiamo un primo pezzettino, che siamo alla Pioppa Ovest. No. Allora, i due autogrill, Secchia Ovest e la Pioppa Ovest, esistono. I due autogrill, io lo dico ufficialmente, se mi danno una percentuale sui caffè, mi fanno contenta, perché ormai io ho un'orda di lettori che comunque quando fa quel pezzo di autostrada, la 1, si fermano o alla Pioppa Est, alla Pioppa Ovest, o alla Secchia Est, alla Secchia Ovest, e o fotografano oltre la strada l'altro autogrill, oppure si fanno le foto dietro, così col bancone, con dietro sti poveri baristi che li guardano, perché per dire ecco, vedi, qui stava Irene, vedi, perché qui stava Tariq. E poi foto infinite di quattro pini, i quattro pini che si trovano lungo la strada verso Modena della Secchia Ovest, me li hanno fotografati da tutte le angolazioni possibili. Guarda i pini! Io dico, sono dei pini, ragazzi. Niente, basta. Ma suggeriremo agli autogrill di pranzi gratis a tutta la famiglia. Ecco, questo primo brano breve è quando Joshua, nella Pioppa Ovest, si rivolge a Tariq, che avete già sentito nominare nell'introduzione, perché Tariq gli deve procurare una scatola nuova, pulita, senza le macchie e asciutta. E mentre cerca questa
scatola, lui stesso, Joshua, siccome Tariq tardava a tornare, se ne va a cercare lui la scatola e trova una scatola verde oro che poi ritroveremo più avanti. Però ecco, qui questo brano rappresenta proprio, ci fa sentire proprio la tensione enorme che prova il nostro povero Joshua in quel frangente lì. Considerate che l'autogrill di notte è chiuso, cioè è buio, c'è solo un piccolo settore illuminato e tutto il resto ciao. Ora aveva bisogno di tornare indietro. Fece due passi e sentì un rumore come un fruscio. Non era scattata nessuna porta, nessuno aveva chiamato il suo nome. Rimase immobile. Di nuovo il fruscio. Sono loro. Girò su se stesso chiedendosi dove potesse nascondersi, dove. Era troppo lontano dai bagni e comunque i bagni sono il primo posto dove la gente viene a cercarti. Prima guardano da sotto la porta e poi ti sparano. E lui non era abbastanza abile da strisciare sotto la parete di separazione, che nemmeno ricordava se ci fosse. Andare dietro alla cassa significava mettersi in trappola proprio davanti alla porta. Ma perché non era rimasto nella zona dei ristoranti? Forse mettendosi a terra e gattonando poteva arrivare nel fast food fra le macchine e magari prendere un coltello e magari di nuovo un fruscio. Fu preso dal panico. Rimase immobile. Non fece nessuna delle cose a cui aveva pensato. Non riuscì a pensarne altre. Il fruscio si avvicinava nel buio. Eccoli. No, no, l'unica, cioè, l'unica cosa è che tutte queste posizioni sono vere. Cioè io ho avuto la fortuna, soprattutto alla secchia, però devo dire anche alla pioppa, di potermi fare tutti gli autogrill avanti e indietro e sapere esattamente le zone buie di notte, che tipo di illuminazione avessero, che tipo di sbarramenti ci fossero, che sono sbarramenti simbolici. Quindi se uno vuole, per carità, qualcosa si sposta, però la forma dell'autogrill è quella, se la può percorrere tutta e vedrà che è tutto giusto. Perché c'è una ricostruzione perfetta, perfetta. Passiamo all'altro brano, un po' più avanti, e quando Joshua, disperato, chiama Freddy, Freddy è il suo datore di lavoro, diciamo così, il quale gli impone di buttare la scheda telefonica. Quindi da qui si capisce che Freddy ha capito più o meno cosa deve essere successo. Aveva fermato il doblò sulla corsia di emergenza, aperto lo sportello sul retro del cellulare e estratto la scheda. Era uscito, aveva girato intorno all'auto e l'aveva gettata oltre il guardrail. Dopo un attimo di esitazione aveva aperto la portiera del passeggero, recuperato il resto del telefonino e aveva gettato anche quello. Poi aveva afferrato lo smartphone dal bauletto e l'aveva lanciato lontano, tutto intero com'era. Era rimasto un attimo a respirare l'aria pungente della notte. E infine era scoppiato a piangere. Rimpiangeva di non aver trovato la voce per chiedere scusa a Freddy prima che interrompesse la comunicazione, così come l'aveva chiesta a Tariq. Era stata colpa sua. Avrebbe dovuto farsi venire un dubbio, cercarlo, chiedere conferma della consegna. Avrebbe dovuto capire che l'uomo col giubbino verde era troppo gentile e educato per far parte del gruppo di piccoli delinquenti per cui lavorava da 3 anni. Avrebbe dovuto tante cose. Questa è la scrittura di Paola, che praticamente è così per tutto il libro. La tensione si taglia a fette dall'inizio alla fine del libro. Non c'è un momento di relax, mai. Tu riesci per 300 pagine a tenerci inchiodati a questa vicenda con una, veramente, come si accennava prima, una perfezione pazzesca nel descrivere come lui esce, rientra, va indietro, va avanti, il tutto abbinato alle ricerche che stanno nel frattempo facendo i poliziotti, analizzando le scansioni video delle telecamere. L'altra lettura è pazzesca, io l'ho dovuta rileggere un altro pezzettino, ho dovuto rileggere 2 o 3 volte anche prima, perché riguarda un fare una rampa all'incontrario, no? Il povero Joshua, per tornare indietro, insomma, capisce a un certo punto che deve tornare indietro e non sa come fare.
perché se esce rientra, perde, poi non vuole uscire dall'autostrada, alla fine si decide a fare la rampa al contrario, incrocia un enorme camion con scritto cocco sopra e non c'è verso di passare col camion in due sulla rampa, d'altra parte il camion non può frenare, allora lui va a marcia indietro graffiando tutto il doblò sul guardrail e si mette sullo slargo. Ora non mi ricordo, siamo sullo slargo in questo pezzo, ecco. E quindi ora siamo arrivati allo slargo. Spense i fari. Dalla corsia di emergenza, parcheggiato contromano, vedeva arrivare le luci di due vetture e rimase fermo e buono finché non furono passate. Quando l'orizzonte gli sembrò abbastanza oscuro, ingranò la marcia, fece inversione e si mise sulla carreggiata per Milano. Da quando era arrivato al casello di Borgo Panigale a quando si era girato per la seconda volta nel mezzo dell'autostrada, erano trascorsi 3 minuti e 40 secondi. In quei 3 minuti e 40 secondi Joshua era invecchiato di altri 10 anni. Ora non era più un bambino e nemmeno era un adolescente o un giovanotto. Ora era un uomo, pazzo, ma era un uomo. Senti, in questa tua ricerca anche delle sedie, che è fondamentale perché tutti gli scrittori gialli raccontano che l'ambientazione è spesso il primo punto di partenza, o perlomeno per alcuni è il primo punto, per altri no, comunque è un punto cruciale. Bisogna conoscere i luoghi di cui si parla, ma bisogna conoscere anche un sacco di altre cose. Tu c'hai un gruppo di lavoro, no? Che ti controlla. Raccontaci un po' di questo gruppo perché è divertente. Una ci doveva essere ma non c'è. Monica. Allora, è una cosa più complessa di così, ma la faccio stringata. Quando ho deciso di scrivere i tre libri, la trilogia, io ero già avanti di un pezzo con uno di questi libri, lo stavo pubblicando online. Il mio editore me ne ha commissionato un altro. Io, scrivendoli contemporaneamente, mi sono accorta che i due libri potevano parlarsi. Allora a questo punto avevo bisogno di qualcuno che avesse letto entrambi e che magari mi dicesse che cos'è che non ripetevo o cos'è che ripetevo, dov'è che potevo inciamparmi nello scrivere due storie parallele. E quindi ho cercato un gruppo di 6 persone che conoscessi personalmente, che sapevo, che mi leggevano e che erano abbastanza attente, e ho trovato questo gruppo di 6 amiche, insomma, che facevano i mestieri più disparati. E queste 6 hanno letto i due libri mentre li scrivevo contemporaneamente per segnalarmi quando, per esempio, davo per scontato qualcosa che magari avevo scritto in uno e non avevo scritto nell'altro. Quando si è trattato di scrivere il terzo libro, ho detto, beh, allora, sono 3 storie, sono legate, ho bisogno di più gente. Di più gente proprio perché? Perché quando tu scrivi una storia molto complessa non puoi pretendere che chi ti legge abbia letto 50 romanzi thriller e quindi ormai sia sgamata e possa seguirti. Tu devi pure prendere una persona che nella sua vita non ha mai letto un thriller e deve riuscire ad arrivare esattamente dove arrivano gli altri. E così mi sono creata una cartina tornasole dove io ho questo gruppo di 12 lettrici che vanno veramente da A, per cui una fa la fornaia e una ha fatto la correttrice di bozze per una casa editrice di thriller, quindi io ce le ho praticamente tutte. Ne ho una che ha appena avuto una specializzazione al MIT, per cui una che è una fisica, che è Monica, che è straordinariamente competente, e un'altra che è un avvocato, che non capisce tutta una serie di cose fantasiose, ma è molto precisa quando tu arrivi sulle questioni legali. Ne ho una che è un perito informatico, quindi non capisce nulla delle questioni legali, ma se tu ti metti a dire che i telefoni agganciano le celle in un certo modo, ti dice no, ferma, perché questa cosa non è così. E questo gruppo, che poi è diventato un gruppo di amiche, perché sono legate moltissimo queste donne, sono le mie cosiddette beta lettrici. Cioè sono quelle che mi leggono al di là del fatto di fare sempre il gioco di vedere chi di loro capisce per prima qualcosa, ed è una gara che fanno anche fra di loro perché si scrivono, dicono ma se questa cosa è andata così, però allora potrebbe essere questo, perché poi
se io frego loro li frego tutti, che è la cosa importante, perché nessun lettore vuole arrivare a pagina 15 e dire ah vabbè l'assassino sarà questo, che è un po' un peccato insomma per il nostro genere. E quindi è diventata una specie di, non è una scrittura collettiva, ma semplicemente di solito l'autore è il proprio primo lettore, dopodiché c'è l'editor e poi cominciano i correttori di bozze, c'è un sacco di gente. Io invece mentre scrivo ho già un primo gruppo di lettura che mi dà dei feedback come una cartolina, veramente una cartina tornasole, che mi servono proiettati per il grande pubblico. Cioè se una si inciampa e dice non ho capito, io non le dico non hai capito perché sei torda, le dico non hai capito perché io non mi sono spiegata abbastanza, perché ho dato per scontato, ma se tu non hai capito c'è una fetta di pubblico che come te non capirà, perché magari non è predisposto ad avere tutti questi meccanismi complicati. Io devo farci arrivare lei, senza però perdere quella che era la correttrice di bozze, che non deve in contempo avere la strada troppo facile. E il lavoro poi è tutto qui, quando scrivi questo genere di cose, è logico che... Ho aggiunto due adepti, poveri. E Marco, Ciccio Cecchini, che sono... due, allora, Mattia Surroz è un disegnatore, non ha nessuna competenza, legge qualche thriller, ma insomma... Ed è un uomo incredibilmente sensibile, cioè uno di quelli che si impressiona per tutto, per cui lui mi serve per non essere eccessiva. Quando lui mi reagisce troppo dico piano, perché sai che c'è una fetta appunto di pubblico. E invece Marco, che io amo molto ed è una persona con cui è anche un po' difficile avere a che fare perché è una persona complessa, è un ossessivo compulsivo, è uno di quelli che accende e spegne la luce 3 volte per essere sicurissimo di averla spenta. E lui sui dettagli è una cosa, cioè se c'è una cosa che a Marco non torna dice no ma questa cosa qua per me non è così, io mi devo sempre fermare perché so che lui farebbe il double check, il triplo check, il quadruplo check e devo farlo anche io, in modo che so che funziona davvero così. Ed diciamo così, non è necessario avere tutte queste persone che ti leggono, però è divertente. Io avevo una mamma ossessiva compulsiva che faceva come i Cecchini, che chiudeva 3 volte tutto e poi quando chiudeva l'acqua ci passava anche la mano sotto per essere sicura che non ci fosse la gocciolina. Però ecco, questi controlli, ora te ti diverti anche con perché sono amiche, ti piace lavorare con loro, però è fondamentale. Ti faccio un esempio, io ho letto recentemente un libro che insomma non è un giallo, è un romanzo, ma a un certo punto c'è un errore clamoroso, cioè siamo nel 1938, una delle protagoniste si ammala di broncopolmonite e l'autrice mi scrive che siamo in Italia, nella Bassa Padana, il medico gli prescrive gli antibiotici. Ora, non so se voi lo sapete, ma la penicillina è arrivata in Italia nel 1945, ed è stata commercializzata nel 1947, quindi questo è un errore forse troppo clamoroso, però se a un'autrice sfugge una cosa del genere, perlomeno se c'è qualcuno... No, questo è in assoluto il peccato mortale di chiunque scriva, cioè non è un peccato veniale, può essere un peccato veniale quando tu fai una serie come Bridgerton, per farne una serie quindi leggera, che non ha grandissime pretese, e ti sbagli col corsetto perché il corsetto a cuore non si faceva in quell'epoca. Quello può essere veniale, ma su queste cose qua no. Non, è il nostro lavoro ed è il nostro dovere, per cui se tu dici che una macchina è a benzina e non è a diesel, tu devi sapere che quella macchina non è stata fatta a benzina fino a quell'anno lì, e tu lo devi sapere, se no non ce la metti la macchina. Se metti un'arma, tu devi sapere come si carica quell'arma e devi sapere che, per esempio, se si bagna, spara o non spara se si bagna, certe pistole se si bagnano non sparano, certe altre sì, basta che si asciughino. E vale per tutti i dettagli, siccome non è obbligatorio metterli, non ce l'ha prescritto nessuno di mettere delle cose. Io, per esempio, ho scritto dei romanzi che erano ambientati in luoghi inventati, adesso c'ho il blocco, adesso mi sono dimenticata, ma anche la frazione di Arsa in cui c'è tutto Olimpia d'Arsa, Monpieve, che non esiste,
io tu ti inventi un posto e a quel punto ci puoi fare quello che vuoi, puoi farci sotto le rovine romane, puoi fare che ci sono le alluvioni, che c'è la frana della montagna, ti puoi inventare tutto, ma se metti una storia in un posto che esiste, infatti una grande disgrazia, sapevo che all'orizzonte era lì che rideva e diceva prima o poi arrivo ed è arrivata, ambientare una storia a Roma, tu devi avere almeno 4 romani che vivono a Roma e che ti possono confermare quello che stai scrivendo. Perché? Perché sono luoghi intanto verificabilissimi, poi molto mutevoli, cambiano con grande rapidità. E tu questa rapidità tu gli devi correre dietro, non puoi dire semplicemente si sono incontrati a questo incrocio, perché poi magari ti dicono no, perché quell'incrocio lì da quella strada lì è diventato senso unico e tu ormai ce l'hai fatto andare. Quindi o si lavora di fantasia, allora va benissimo. Se metti un elemento reale in una storia, tu su quell'elemento reale ti devi fare il mazzo. È noioso? Sì, è la parte più noiosa del nostro lavoro. Io ho 2 anatomopatologi con cui parlo, c'ho uno dei RIS con cui parlo, c'ho un poliziotto che mi odia, non è più di me, con cui parlo. Ho varie persone di settore a seconda delle cose e per esempio, non lo so, mi servisse una cosa di un personaggio straniero e io devo andarlo a trovare uno straniero che mi confermi che questa abitudine non c'è. Facciamo l'esempio classico degli orientali che quando vestono a lutto vestono di bianco, non mi devi fare un orientale vestito di nero. Ma è il minimo del nostro lavoro, è la base. O inventi o fai il fantasy, allora vale tutto. Cioè, adesso ci sono tutte queste discussioni per House of Dragon o per Game of Thrones su questo fatto che non si capisce la genetica, io ci divento pazza. Per loro hanno detto no, perché tutti i membri di quella famiglia fanno solo figli mori con gli occhi azzurri, fine. Perché? Perché è così, perché in quel mondo è così, perché la genetica funziona così. Tu che gli dici? Cioè tu gli diventi pazzo, nel mio caso diventi pazzo, però poi dici, oh, libro tuo, universo tuo, regola tua, io anche sugli elfi non è che mi posso mettere qua a incaponirmi. Nessuno dice, no, perché gli elfi nostri sono così, i nostri elfi sono rossi. Perché? Perché sono rossi. E io non gli puoi dire niente. Se poi invece fai una storia a Pontassieve, quelli di Pontassieve ti vengono a dire no, a Pontassieve non c'è questa cosa qua, cambiala ed è giusto. Soprattutto l'antibiotico, nel 38 non ci deve essere. Senti, rimanendo sul piano della scrittura, tu hai dichiarato che scrivere come mestiere non è stata una tua scelta. Hai sempre scritto, hai sempre avuto bisogno di scrivere, hai scritto sempre da bambina diari fino a 28-30 anni, insomma. Ti cito, scrivevo la mia rabbia adolescenziale prima e la mia frustrazione amorosa poi. E poi racconti nati senza scopo, prima di bussola siamo ovviamente, per niente per me. Allora, questo quindi ci fa capire che non era un'esigenza per te pubblicare, diciamo, era un'esigenza scrivere ma non pubblicare. E io aggiungo una frase di Rosella Postorino, che tu conosci benissimo, che in un'intervista, l'ho estrapolata, dice, parlando della scuola, quando lei scriveva temi a scuola, lei dice, amavo gli scritti perché dietro alla scrittura potevo nascondermi e allo stesso tempo dentro alla scrittura rivelarmi. Cioè, questo un po' vale anche per te. Sì, ma io... La scrittura per me è parificabile al senso del ritmo o all'avere orecchio. Non è una cosa, è vero che tutto si impara, anche una persona che non ha nessun senso del ritmo, prima o dopo, dai e dai, impara. Cioè io ci credo nella testardaggine che porta ai risultati. Però il senso del colore, il senso del disegno, cioè ci sono delle cose che alcuni hanno già innate e alcuni no, e non le praticano in maniera consapevole. È come quelli che qualsiasi musica gli metti, si mettono a ballare e non sono... Io ho passato tutta la mia adolescenza a guardare gli altri ballare e cercare di capire cos'era sta cosa di ballare, perché loro se si muovevano a ritmo, io non capivo il ritmo e non capivo i movimenti, quindi io dicevo quello salto anch'io, quello ondeggio anch'io, quello sta quasi fermo, sto ferma anch'io, perché è una cosa che c'è,
in tanti aspetti, artistici e anche non artistici, sono quelli che fanno di conto come dei fulmini, per cui i numeri sono facili, e ci sono quelli che invece, che come me, quando hanno certe tabelline, devono ancora contare sulle dita a che punto sono. Io con la tabellina dell'8 sono sempre lì, cioè io non riesco, io so solo 8 per 8, 64 la so giusta, e poi le altre a un certo punto dalla quarta comincio a contarle con le dita, perché sennò le perdo. E la scrittura, la predisposizione a raccontare, a narrare, esprimersi tramite le parole è una cosa che accomuna il pescatore con la mosca da bar, cioè sono tutti scrittori e non lo sanno, perché magari non hanno l'abitudine di farlo per iscritto, ma sono narratori, ti raccontano, guarda, ero lì, ero sulla barchetta, a un certo punto ho visto il filo che faceva così e ho detto no, questa non è una trota, questo e allora mi sono spostato e ho tirato, quello tirava e mi ha spezzato il filo, quello è un narratore, quello è uno scrittore, non lo sa. E lo stesso i grandi narratori da bar, i grandi barzellettieri, quelli che ogni volta come arrivano, quelli che fanno ridere intendo, poi sono pure quelli che non fanno ridere, quelli che sono tragedie. E è una cosa che per me c'è già e magari non si esprime o non si esplicita, perché sono delle persone che si raccontano tantissime storie mentre fanno le cose. Ci sono delle persone, ma ne conosco tante, che mentre stanno sistemando l'orto si raccontano quello che stanno facendo, non a voce alta, ma nella testa dice allora adesso sposto questo vaso perché così c'è troppo sole, e dopo, perché poi sotto se c'è l'ombrico, dopo mi entra dentro, invece così lo frego, anzi lo metto su una mattonella ed è tutto un racconto. E questa cosa per me ci deve già essere. È difficile individuarla, ma nel mio caso, quando io dico che sono stata fortunata di poter fare di una cosa che sono capace di fare un lavoro, è perché tanto lo facevo lo stesso. Anche se non avessi mai pubblicato, anche se avessi solo scritto lettere o diari, o se fossi stata una scrittrice da social, come stanno diventando tanti adesso, però tu lo vedi anche quando è scritto bene un post, o un tweet, o anche semplicemente un commento, il guizzo, la rapidità, la scelta della parola giusta, il tempo della battuta, è tutto scrittura. Poi, certo, per diventare grandi scrittori c'è dietro un enorme lavoro e grandi ci diventano pochi. Ma secondo me ci sono tanti scrittori che non sanno di esserlo e altrettante persone che non sarebbero scrittori, ma che per volontà riescono a diventarlo. Per me un po', quando la scrittura è tanto faticosa, si sente. Quando c'è dietro tanto lavoro, troppo lavoro, si sente. Perché in realtà quando scrivi tu sei in immersione. Non stai pensando che parole usi. Questo lo pensi dopo, dici no, invece di questa ne uso un'altra, lo cambio così. Ma mentre scrivi non ci pensi. Tra l'altro tu non hai proprio la fissazione di pubblicare, perché hai scritto tanta roba, non so se lo fai ancora, su Wattpad, quindi gratis, non lo fai più, ma l'hai fatto tanto, lo stai facendo ancora. Ecco, quindi questa fissazione di pubblicare te l'ha mai avuta. Continuerai a farlo su Wattpad? Se poi sì, beh, se hai tempo. Sì. Tre figli, due cani, sono due ora? Due, un marito. Un'ultima cosa. I tuoi libri non sono autobiografici, grazie a Dio, sono dei thriller terribili, non sono, però ci sono tanti libri autobiografici oggi, specialmente sempre di più, o parzialmente autobiografici. Però nel tuo penultimo libro c'è, no, Letizia, no, parlo di, no, non è l'ultimo, è il penultimo. L'ultimo ospite, sì, scusami, non l'ultimo libro, ma l'ultimo ospite, cioè Letizia, per tua stessa ammissione sei te. Allora ti domando, gli darai un seguito a Letizia? Ma questa cosa me la chiedono continuamente, la gente ama i seguiti. No, la gente ama i seguiti, poi ogni volta che non ammazzo un personaggio, che non è che succeda sempre,
mi dicono questo, non è morto, torna, perché, ma non solo Letizia Migliavacca, anche Francesco Caparzo, lo rivogliono, anche Minuto di Mani Nude, cioè ci sono diversi personaggi che la gente vorrebbe rivedere. Io tendo a non farli tornare se non c'è motivo, non amo i seguiti e ho molta la paura di finire in ceppi perché un mio personaggio e diventa più importante di me, ma non più importante nel senso, ma nel senso che io faccio un esempio, visto che le voglio molto bene, poi non mi vengo registrata, vero? La metto carina. Per esempio Alessia Gazzola, che ha indovinato un bellissimo personaggio che è Alice Allevi, a un certo punto ha detto boh, Alice ha fatto il suo percorso, basta, e ha cominciato a creare altri personaggi e il pubblico diceva sì, ma quando torna Alice Allevi? Ma quando è che ci fai un'altra storia di Alice Allevi? Perché? Perché a un certo punto il pubblico diventa padrone delle storie che ha letto, soprattutto se sono tante. Si lega al personaggio, più di quanto non si leghi allo scrittore, ovviamente. E ne vuole ancora di quel personaggio, se il personaggio gli piace. Manzini è schiavo di Rocco Schiavone. Volente o nolente, Montalbano ha scritto... Montalbano Camilleri ha scritto tantissimo, ma è diventato noto per Montalbano, ha continuato a far uscire i suoi altri libri e il sottotesto era sempre sì, però quando è che ci fa un'altra storia di Montalbano? E questo tipo di prigionia a me spaventa molto. Quindi è vero che Letizia è assolutamente lo specchio di una delle donne che potevo diventare nei tanti bivi della mia esistenza. Se avessi preso due o tre strade diverse rispetto a quelle che ho preso, rischiavo veramente di finire come Letizia, di cui gran parte è viva dentro di me, alcune cose invece per fortuna no. Ma anche se mi rappresenta molto e anche se è un personaggio che è stato molto amato, penso che sarebbe pericoloso quantomeno a breve farla tornare. Poi se ci dovesse essere una storia nella quale lei ci sta bene, non me lo impedirò, ecco. Però non andrò a cercarla. Senti, diciamo, ti hanno chiesto, ti è mai stato proposto di fare una serie TV, un film? Perché un film dal primo libro di Matteo è stato fatto. Quale? Questo non la sapevo, mi freghi sempre oggi. Tra l'altro lo trovate su Sky, Notti in Bianco e Baci a colazione, il primo libro di Matteo Bussola. Alla sceneggiatura mi ha riferito Matteo, un po' ci avete messo le mani voi due, no? Perché non andava bene all'inizio, poi l'avete risistemato. Ah, non so se è firmata da voi la sceneggiatura. Avete collaborato. Quindi ce n'è un altro ancora? È stato scritto, stiamo aspettando. Di Matteo? Matteo? Io no. Che fine. Io sarei ben felice, ma non... Ogni volta che escono dei libri vengono prelazionati. Quasi sempre esce un libro nuovo di chiunque e subito c'è una prelazione di una casa di produzione che dura un anno e dopo quell'anno decade. Ma devo dire anche molto spesso, adesso abbiamo Netflix, Apple TV, cioè abbiamo Disney Plus, ci sono tantissimi canali nuovi, per cui non è più soltanto il cinema, qualche volta sono le serie. Però, ripeto, è veramente pescare con le bombe a mano, esce talmente tanta roba, non sai neanche, tante volte hanno successo delle serie televisive a seguito di un libro che poi forse non ha avuto questo grande riscontro di pubblico e viceversa, non sempre le serie tratte da grandissimi successi hanno poi grandissimo successo. Ci sono, io più che dire Rocco Schiavone ogni due parole, è un dato di fatto che la serie televisiva ha avuto una grande fortuna, uno perché hanno azzeccato un protagonista straordinario, perché Giallini è Rocco Schiavone, voglio dire, qualcun altro che mi dice troviamo un altro Rocco Schiavone. E invece ci sono state delle serie tratte da libri che non hanno avuto la stessa fortuna, pur magari non mancando di qualità, ma semplicemente perché non hanno preso la corrente giusta, non hanno preso, per cui per il momento io questa fortuna non ce l'ho avuta, io non dico mai dire mai perché non si può mai sapere, i diritti di un mio libro sono stati acquistati, poi il film non è stato fatto, per cui tutto può essere, io sarei molto molto felice, però insomma si campa anche senza. Ecco. Direi di sì. Allora, grazie a Paola soprattutto.
che è stata con noi, grazie a Federica per le sue letture e all'organizzazione impeccabile della Nottola di Minerva.